perché non aveva ancora raggiunto l'immunità di gregge. Con l'immunità di gregge si intende quella situazione nella quale, grazie ad un altissimo numero di persone vaccinate o guarite, la circolazione virale è fortemente ridotta. Allora perché non abbiamo ancora raggiunto quel SARS-CoV-2? Per almeno due motivi. Il primo motivo riguarda le varianti. Infatti sappiamo che le varianti sono caratterizzate da moltissime mutazioni e alcune di queste mutazioni possono conferire un vantaggio al virus rendendolo capace, almeno parzialmente, di evadere la nostra risposta immunitaria. La seconda spiegazione invece riguarda i nostri anticorpi, i quali purtroppo nel nostro sangue dopo un po' di tempo decrescono, rendendoci suscettibili ad eventuali reinfezioni. Quindi, quali caratteristiche dovrebbe avere un vaccino per aiutarci a raggiungere l'immunità di gregge? La prima caratteristica dovrebbe essere quella di offrire una protezione nei confronti delle varianti del passato, ma anche del futuro, quindi un vaccino pan-coronavirus. La seconda caratteristica, invece, dovrebbe essere quella di offrire la cosiddetta immunità sterilizzante, cioè un vaccino dovrebbe renderci totalmente immuni dal virus e anche dalla sua infezione.